Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Manico Isaac Afterbirth Plus. Scusate per il rumore sbagliato, ma ho premuto spazio prima di premere il coso per entrare nella cosa. E siamo qui, pronti oggi per impazzire già bene perché si inizia molto bene. Siamo qui per essere più precisi, per fare ancora Delirium, lo sapete bene. La scorsa partita abbiamo avuto una partita con un inizio estremamente fortunato con Kaino. E oggi giochiamo con il personaggio che credo di amare di meno tra quelli normali, che è Lilith. Il gioco ha capito che sto giocando e mi chiamo Leone, perché due partite di fila che mi dà come primo oggetto Leo. Vabbè, non gli dico di no perché mi sembra di sputare sul segno zodiacale da cui ho preso effettivamente il nome, perché io ricordo che quando scelsi il nome su YouTube avevo proprio in mente il segno zodiacale Leone, perché è il mio segno zodiacale. Non che ci voglia molto. Comunque, sito per questa abilità SP261S3J. Eve inizia con un danno più basso in confronto a tutti gli altri personaggi di Isaac. Oltretutto, a War of Babylon, ciò significa che dopo che prende un danno, Eve diventa più potente perché, per essere precisi, per giunta il suo War of Babylon è particolare. Cioè, quando Eve. Come si può dire? Cioè, Eve diventa potente perché il suo War of Babylon si attiva anche a un cuore e quindi prende del danno aumentato. Ha il rasoio per potersi aumentare il danno. Io mi terrei questa combo perché credo che funzioni. Non ne so, è tutto sicuro, però me la terrei casomai, così almeno la testo. E vorrei vedere se per caso ottenessi abbastanza monete per entrare in negozio in modo intelligente, casomai ottenessi sempre casomai. Vabbè, aumentiamoci il danno, affanculo, mi sono rotto già le palle di giocare danno basso. Cosa mai aumentassimo un po' la vita. Sì, beh, Eve si gioca a danno. Cioè, a danno basso, cioè a vita bassa, senza cuori rossi in teoria. O con massimo un cuore rosso, come solito nelle mie build in realtà, in generale. Poche volte ho build full cuori rossi. Non perché per motivi troppo particolari, ma perché semplicemente sono anche in parte un pirla. Io amo scambiarli, cuori, eccetera, eccetera. Quindi subito ci attiviamo questa modalità. Rimaniamo a un cuore rosso. Abbiamo un aumento di danno per il boss in particolare, che non è una cosa oggettivamente troppo figa. Cioè, normale, non mi lamento, però è sempre qualcosa da avere in confronto a non avere, molto semplicemente. Quindi, ok, mi dà il pentagramma, che è un altro aumento di danno che quantomeno renderà Eve non stupida, perché gli darà 7 di danno con il setup che possediamo adesso. Quindi, non male. Non ho molto da dire, abbiamo ottenuto un setup decente con Eve per i primi piani, cioè, finalmente lo dico perché di solito con Eve sono abituato a soffrire, primi piani, ma a soffrire male. Fendi Ball no. Cioè, è un oggetto attivo che preferisco quello che adesso, per quanto non lo usi quasi mai, perché veramente non lo uso veramente nulla. Fendi Ball lo ritengo proprio un oggetto attivo in realtà poco utile, perché gli unici nemici che ritengo utili da poter imprigionare sono i Vis, credo. Cioè, i Vis fanno danno di solito, gli altri non molto, quindi non ne vale troppo la pena, secondo me. E quindi muoiono anche con un colpo. Cioè, che lo uso a fare? Non la vedo utile. No, non lo è. Cioè, ok, meglio di nulla. In questo caso ne abbiamo qualcosa che per giunta, ok, non lo saprò usare bene. Va bene, però se trovassi qualcosa come Isaac Heart avrei rotto la partita. Perché con Isaac Heart, se non erro, non dovrei prendere danno. Almeno mi ricordo questa cosa, che fosse successa una volta con una sfida che mi è stata mandata tramite il CC Launcher. Poi non ho idea. E vabbè, poi tu mi dai questo, io ti dico ti amo tanto, amico mio, sei migliore, cioè meglio di te non ci si può, perché mi dai Abaddon al primo piano, se cuori neri, aumento di danno. Se cuori neri, aumento di danno e Fear Effect ogni tanto, è soltanto un ottimo oggetto che scala tantissimo con questo personaggio. Fine, non c'è molto da dire, non è l'oggetto della vita, ammetto, perché elimina tutti i cuori rossi, però in questo caso noi non abbiamo pagato nulla, cioè non abbiamo pagato nulla in più, e anzi è ottimo, ottimo questo personaggio, almeno ci siamo eliminati la preoccupazione di avere cuori rossi per tutta la resta della partita. Fatevi fare così invece di dover stare 20 minuti
minuti in giro, fammi fare anche questo, e mentre è qui dentro fammi uscire da qui, perché è stato un errore palesissimo, palese per più che altro lo scherzoso, nel senso che non lo potevo sapere, e avevo comunque l'invulnerabilità entrata, quindi ne valeva la pena, magari ottenevo anche solo un cuore, ci avevo rimediato mezzo cuore. Il D10, il gioco ha deciso di darmi attive, e attive neanche troppo utili, perché non è una grande attiva il D10, rirolla i nemici nella stanza, cioè sono nemici normali di solito nelle stanze, ok? E non rirolla i boss quell'oggetto, ciò significa che otterrete, potreste ottenere anche nemici molto forti e doverli affrontare. Perché farlo? Le stanze di solito sono equilibrate, ce ne sono veramente poche che nella scorsa partita l'hanno quasi rovinata in realtà, visto che sono quasi morto a uno di essi, quindi cioè, ci sono quelle poche stanze e basta. Non entro, non faccio errore di entrare nelle arene perché non ho ancora un buon setup, cioè aspetta, l'arena la batto, perdetevi, però ci metto troppo tempo per gusto personale per far funzionare l'arena di per sé. Questo è l'anima di Blue Baby, cioè l'anima di punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, che non è un grande trinket, però è meglio di quello che possediamo, cioè di nulla, perché non possediamo trinket, molto semplicemente. Allora, eliminiamoci questi nemici, che sempre cosa buona e giusta, non è mai male. Aia, devo stare però attento a prendere questi danni, dammi monete e bombe, se sono qua non posso esimermi da prenderle, mentre invece devo purtroppo evitare di prendermi, come si può dire, questi oggetti qui, questi oggettini, cioè queste stanze, cioè non di prendere questi oggettini, di vagare nelle stanze per ottenere magari qualcosa di particolare, per ottenere più monete, più chiavi possibili, quindi cioè, mi dà in parte fastidio, in parte lo comprendo, perché non ci posso fare nulla, è semplicemente così. Pentagramma non dovrebbe essere anche una possibilità aumentata del patto? Sì, dovrebbe essere, del patto, del... sì, del patto, è tutto giusto. Se magari trovassi un buon oggetto, Car Battery diventerebbe un buon... anzi, che dico buono, un ottimo passivo, quindi vediamo, perché fa doppio effetto degli oggetti attivi, quindi non è male, anzi molto bene. Ovviamente non ho ottenuto oggetti attivi tali che mi permettessero di farlo funzionare in modo effettivo, anzi, al contrario. Dammi uscera carina, The Stain, via. Come sempre avere qualcosa come Gera è utile, soprattutto in questo caso l'unico punto in cui lo potrei sfruttare in modo assolutamente effettivo è purtroppo una The Ash, cioè quando entro The Ash per affrontarlo posso sfruttarlo per duplicare le chest, cosa che non è male, devo dire la verità, anzi mi va discretamente bene. Super Bandage mi dà un cuore rosso. Ho il metodo per levarmelo? Sì, tranquillamente. Quindi me lo leverò. Mi dà fastidio? Abbastanza. Per fortuna per i due quelli di fede. L'unica cosa buona è i patti con Satana. Fin fine, esso comunque permette. Stanza un po' di merda questa. Cioè, nel senso che il patto con Satana adesso non lo pagherò 6.000, 3.000 cuori di fede, ma non pagherò un cuore rosso il prossimo. Qualsiasi cosa essa sia il Brimstone, che in questo caso prenderei subito, che sia il coltello, che prenderei subito anch'esso, perché sono comunque due oggetti che potrei prendere senza battere ciglio, perché il Brimstone, fatico contro... come si chiama? Contro quella bestia di The Ash... ma poi vi faccio tranquillamente Delirium, credo, visto che non che ci prenda più danni degli altri setup, ma perché il vantaggio di combattere Delirium è il fatto che Delirium è in una stanza grande. Essendo in una stanza grande tu puoi stare a fanculo con il Brimstone e farli, vorresti colpirmi? Ti piacerebbe, sono qui, perché non provi a prendermi? E quindi te ne vai dall'altra parte, cerchi di schivare quando si teletrasporta su di te. Ostat, oggetto carino, non mi lamento, grazie per le doppie chiavi, ne è valsa la pena aprirti. Oggetto carino, non mi lamento, un discreto oggetto, mi rende immune alle bombe. Non è Pyromaniac, cioè non è un Ramraker come Pyromaniac, che mi avrebbe reso infinitamente vivo praticamente, però è comunque un ottimo oggetto, anzi, più che ottimo. Era nella stanza del tesoro, giusto? Sono un deficiente, non devo prendere danno intero, devo prendermi al limite metà danno. Prima entreremo nella stanza del boss,
Spero di non ottenere un cuore no, un cuore HP, ma spero di ottenere del tiers up, un range up, giusto? Il gioco ha deciso che il range up fosse la scelta migliore. Vabbè, gioco, non ti posso dire niente. Qua in realtà è una scelta che io faccio con rammarico, perché Sacrificial Dagger la preferisco. Te sei un etap? No, sei uno speed up, ci ho sperato. Mi si è già levato il patto, non è nulla. Riprendo questo range up e ho recuperato questo oggettino perché semplicemente non potevo recu non recuperarlo, cioè la Sacrificial Dagger, perché fa veramente tanti danni, è un buonissimo oggetto. Sto cercando una stanza. Tu mi dai un trinket? Se non sono impazzito, dovresti darmelo sicuramente in realtà. Poi magari non me lo dà e dico no, che palle. Oh, me l'ha dato. Già, grazie. Che left hand, che tutte le ceste adesso sono rosse. Che voi dite, che merda è? Io vi rispondo, ottimo trinket, perché possibilità di trovare gli oggetti comunque di Satana. Quelli che ho visto più capitare nella cesta rossa sono ovviamente gli oggetti del pa, gli oggetti di Gappi. Non mentiamoci, gli oggetti di Satana normali, poche volte. Al limite ho visto un patto, credo. Un marchio. No, il marchio no, il patto sì, credo. Sì. Lì si Pechu, forse, Cursed Eye, però. Ci ho visto anche. In realtà non so se sia proprio un coso di chest rosse a parte. Oh, cioè un item pool proprio di ceste rosse a parte, vediamo, potrei farti, dipende da quello che c'è anche nel negozio. Un item pool proprio di ceste rosse a parte, oppure un item pool misto a quello con Satana. Non mi sono mai troppo interessato di controllare. Posso entrare nel negozio senza pagare nulla? Che palle. Ste stanze mi stanno facendo prendere troppi danni perché purtroppo sono. Ok, sono nella modalità accelerazione. Il negozio è proprio a fanculo. Cosa mi dà fastidio? Whee! Ok, lo devo fare. Non mi chiedete perché lo dovessi fare, però lo dovevo fare. Perfetto, ho piazzato quella bomba in modo magistrale. Il problema è che Sacrificial Dagger ora fa più danno delle mie lacrime normali. Più che altro ha una cadenza di fuoco maggiore, visto che Sacrificial Dagger ha una cadenza. Cioè, fa più, molto più danno di me, che non ho quasi danno. Mi dai The Compass, ottimo oggetto. Te sei un Ace of Clubs, avrei preferito altro. Fammi fare questa cosa qui. Non ho altro da fare, altro nelle stanze che posso desiderare. No, The Compass, ottimo oggetto perché mi fa vedere dove devo andare. Ora, d'ora in poi non avrò più problemi a decidere il luogo dove io devo andare. Ho sprecato però la chiave. Questo mi dà fastidio, vabbè, peccato. Dai, vediamo qua. Ne è valsa la pena. Ci sono stati abbastanza cuori di fede da farne valere la pena. Detto tranquillamente. Non a livello temporale, magari. Vabbè, non a livello temporale, su questo siamo abbastanza sicuri, sì. Finché riesco a starci vicino, posso utilizzare questa Sacrificial Dagger per fare un danno pazzesco ai nemici. Sacrificial Dagger fa un danno pazzesco ai nemici. Dimmi che c'è la stanza segreta qui. Allora, se non è lì, non può essere qui sotto. Può essere soltanto in un punto ed è tipo qui a destra. Perché sto cercando le stanze segrete quando non dovrei? Perché sono leggermente in anticipo. Mini Mash aumenta la mia speed, mi porta al massimo. Voglio prendere la diminuisce il range. Sì, vai. Prendiamola, diminuisce il range, però mi aumenta la speed. Sono la speed massima. La speed massima mi fa. Cioè, ho un interesse verso la speed massima in una partita del genere. Curse of the Lost, ma è ovvio. No, non ne vale la pena. Una sola cesta non ne vale la pena. Due magari sì. Ok. La scorsa partita l'ho vinta precisamente per quella pillola perks. Chissà se era una. No, non credo che l'addicted possa divenire cosa. Non credo, no, non credo che l'addicted possa divenire altra cosa. Cioè quella, una perks, credo che sia, fosse stata una perks già nel pool. Mi va bene come cosa perché è una perks già nel pool. Fa sempre bene. Vai, eliminiamoti questi nemici. Muori te anche. Sossaniamo qui sopra. Ah, che fastidio queste stanze. Finché non mi evocano però cavalieri, i portali vanno bene. Spero che i portali non abbiano danno corpo a corpo. Non ho testata, però. Undefined. Possiamo provare a usarlo al fine di ogni piano? Meglio dell'altro oggetto? Sì, meglio dell'altro oggetto in questo momento perché. Va bene, perché non è troppo utile. Non mi ricordo cosa fai, però mi ricordo che in questo momento non mi serviresti troppo. Forse se avessi avuto Pyromaniac, credo che.
ricordo dropperebbe consumabili dorati, però non è una cosa a cui sono sicuro al 100%, di cui sono sicuro al 100%. Salve Blackguard, sei carina anche da avere, in realtà. Potrei desiderarti abbastanza, lo sai, però non credo che avrò il tempo di ottenerti, purtroppo. Già, purtroppo non credo che potrò mai ottenerti. Peccato, sarebbe stata molto utile la Blackguard. Ammetto, anche c'è cioè, da sottolineare che in questo caso mi viene difficile pure girare per il piano a trovare il boss. A fine di ogni piano, in realtà, tenterò di teletrasportarmi nella IM Error Room, tranne nel WOM 2, perché ho questa possibilità, ecco, molto semplicemente. Anche il Void, credo che il Void si possa fare infinite volte con Undefined, almeno da quello che avevo letto tempo fa sulla wiki. Poi magari l'hanno corretta sta cosa, visto che l'hanno corretta appunto anche con nella chest, tempo nella chest. Nella chest, a meno che non hai un Forget Me Now, non si può fare una volta in più. Un tempo invece erano infinite chest, era il metodo per rompere una partita. Normalmente, tutti almeno una volta nella vita devono aver provato le infinite chest, che era bello perché ogni volta 4 oggetti, quindi diventavi sempre più forte. A un certo punto smetteva di avere senso, ovviamente, ma proprio smetteva di avere senso giocare al gioco, perché faceva da solo, come ogni partita rotta. Voi direte, io vi dico sì, ogni partita rotta, il concept è quello di far smettere di funzionare, cioè di rendere il gioco oramai capace di autocompletarsi. È bello dare le, è bello mettere sulle stesse gambe Isaac. Dire vai, vai, completati. Però va bene, cioè, dava soddisfazione comunque completare in quel modo. Ah, se ho immune alle momme, posso anche tipo abbracciarmi a questi nemici. Va bene. Dove minchia devo andare, però, per poter uscire da questo luogo brutto? Qui no, qui a sinistra. Ok, qui giù. Oh, ok, qui giù. Qui giù, qui giù, qui giù, qui giù. Qui giù. Qui giù, proprio mi ha ucciso un po' dentro, ve l'ho detto, sapete. Che palle girare in un piano con corso de sto cazzo, direi quasi. Perché veramente mi sta dando fastidio. Che palle girare in un piano quando ci sono tutti i nemici campione. Tutti. Vuoi che tu morissi, grazie. Mi hai droppato 6.000 cose. Ok, abbiamo scoperto che cosa di particolare la coroncina. La sua testa che droppa 6.000 cose quando muore. Bene, il bello è che ho preso la bussola per evitare proprio di perdermi nei piani, e invece primo piano con la bussola, perso nel piano perché è ovvio, è puramente ovvio. Gera finora è quello che mi conviene di più avere. Sono quasi tentato di avere questi due, purtroppo li completo soltanto facendo questa cosa praticamente, pregando, facendo così. Aia, che palle. Doppio The Cage, un po' bastardo. Devo dire la verità, il gioco qui non è passato per la via più gentile, ecco. Un cuore lo posso prendere, mezzo cuore mio. Krampus, Foxes. Cioè, mi sarei preoccupato del contrario. Cioè, Brimstone Agnella, vai. Il mio Krampus è la stronzaggine, non c'è molto da dire. Ci ho preso danni stupidi, ammetto. Però, Undefined, mandami da qualche parte di bello. No, avrei sperato nella IMR, lui invece mi ha rimandato una stanza del tesoro. Grazie, ti ringrazio abbastanza, Undefined. Ti amo quando fai così, oserei dire. Ti amo abbastanza. Però, mi permetti il prossimo piano di prendermi un oggetto dalla stanza della, come si può dire, la boss rush e tornare. Almeno avremo un oggetto particolare, spero in più, cosa che mi dovrebbe riuscire a rendere questa partita migliore. Non posso permettermi di fare quella cosa. Che belle le curse, comunque ragazzi, sono sempre una cosa bella. Ricordatevi, quando ti capita la curse da noi, l'ultimo piano in cui ti serve proprio sapere la tua vita, magari, perché se tutta la tua vita di Isaac, di questa partita di Isaac che stai giocando, e non sai la tua vita, e quindi dici, ok, ti prego, dammi il mio recap della vita, almeno non faccio cazzate. Ostat, grazie per avermi parato un colpo. È stato gentile, speravo presente in una. Ah, complimenti per quella carica, dovevate essere storditi, e quindi ho detto, beh, non caricherà mai su di me. Invece, ah, che bello Fates Reward, bell'oggetto! Non è un bell'oggetto Fates Reward, cioè non è un oggetto forte. Spara le mie lacrime, ma non con la mia Rate of Fire, ma con la Rate of Fire normale. Quindi, è la versione scarsa di Incubus, in poche parole.
Ah, speravo che fosse in realtà collegato, come a volte lo è, però cioè, per giunta tenere il masco infami, è bello, perché mi fanno prendere tanti di quei danni e mi portano con pochissima vita al boss. Devo sperare un ottimo patto con Satana, perché non ci sia grid qui, grazie, almeno quello me l'hai dato, cioè non ci sia grid, di cosa buona me l'hai data. Questo è l'effetto dell'oggetto. Niente. Cioè, in altri casi forse sarebbe stata presa, in questo caso no. Cosa mi dai qui? Un centesimo? Grazie, ti voglio bene anch'io. La vedo un po' dura, però in realtà non mi preoccuperei anche se perdessi. Perché alla fine, eh sì, la vedo morta, perché alla fine è Eve. Eve è normale perderla purtroppo ogni tanto. Eve è un personaggio difficile, tenterò, sì. Doppia chest di quel colore è una cosa che devo tentare, come anche questa pillola che è Mom's Archive. Fammi fa così, non mi interessa. Così mi dà fastidio. Ok, sei una manonella di mamma, lo so. Il tuo attacco è fastidioso, ma non dovresti essere un problema per me, quindi yay. Cosa mi dai qua? 9 vite, bene, oggetto di Gappi che mi ha praticamente salvato il culo in questo momento, perché molto probabilmente sarei morto in fretta adesso. Ah, che bello questo danno, ma quanto mi è piaciuto. Tutto per accelerare, per fare in modo di arrivare da Satana in fretta. Lo prendo, intanto lo devo tenere. Cioè da Satana, perché voglio, a sto punto, visto che non ho Satana appunto, vorrei ottenere almeno la Boss Rush. Cosa che mi è facile se riuscissi ad arrivare in 2 attimi lì, perché ho comunque un setup per eliminarmi mamma molto veloce. Te ti prendo, non mi dovresti servire più ora. Cosa? Ovviamente sei mamma blu, quella che mi rompe più i coglioni, visto che non usa tanto il piede. E quindi devo stabbare in altri modi. Muori, mamma blu. Dio, c'è una di quelle bombe esplosive. Muori, mamma blu. No, hai una vita infima. Muori, mamma blu, grazie. Dammi questo. Dammi questa Polaroid. Fammi entrare qua dentro. Fammi vedere. C'è un aumento di danno. Andiamocene. Vai. È un aumento di danno. No, non dovevo prenderlo, merda. Se si attiverà più l'effetto della polare. Ok, qua c'è la stanza segreta. Quando abbaia invece c'è un crawl space. Dovrei ricordarmi. Quello che mi ricordo dovrebbe essere abbaia, crawl space. Così stanza segreta. Va bene, dai, quindi mi interessa abbastanza questo nemico. Comunque, c'era roba interessante nel negozio? No, non c'era. Altra stanza segreta. Perfetto. Che è molto utile questo oggetto per questo motivo. Cuore di a cuore eterno, cazzata. Sento estremamente più debole adesso. Lo so. Non ci posso fare tanto, perché poi morirò e ritornerò a 9 di vita. Perfetto, dai, andiamocene. Come vedete, la partita non è adatta da The Ash. Non è adatta per nulla a The Ash. Non è neanche adatta per nulla in questo momento. Ora, mentre gioco, in realtà non è adatta neanche a fare il brodino questa partita, più zero. Quindi sì, potrei perderla, ma è quasi normale. Questo cuore di fede è una cosa che non posso esimermi da recuperare. Devo sperare in questo patto con Satana e oggetto. L'oggetto deve essere un tier up, il patto con Satana deve essere una mage up di quelli buoni, o un brimstone o un coltello. Forse il coltello è l'unica cosa che potrebbe salvare la partita adesso, in questo momento esatto, perché in questo momento esatto la partita è persa, non c'è molto da dire. Contro The Ashe muoio e no, non mi tento andare dalla chest, perché per un motivo molto semplice, che non mi è utile a livello proprio. Preferisco tentarmi The Ashe, ecco, perché no, cavolo, cavolo, lo sapevo che avrei preso danno qui e quindi perdo la possibilità di patto. Questa è una cosa brutta. Va bene, dai, andiamo qui. Spero che si possa salire su. Sento ovviamente che sta ululando il mio amico ululì, quindi andiamo qui. Fatto rima, forse. E c'è Super Grid. Sinceramente ne avrei fatto a meno, sì, infatti, ne faccio abbastanza a meno di questa grande amicizia.
con Grid, con questa grande scoperta della sua presenza qui, quindi eviterò abbastanza. Ah, vorrei che voi moriste male, cioè in tempo ci siamo. Il problema è arrivare e poi, beh, posso pregare sempre di trovare gli oggetti giusti. Quella è una cosa scontata. The David la usiamo contro questo boss. Magari riusciamo ad avere un danno decente, quantomeno. E poi non ho molto da dire. Cioè, siamo in una situazione di morte morte. Molto semplicemente. Non... A meno che ora non otteniamo veramente un patto con Satana. Ed è una cosa molto grigia, secondo me. Sperare nel patto con Satana adesso, perché lo vedo con solo questa percentuale. Brutta, la vedo brutta ottenerlo, quindi patto con Satana oppure il mio cane abbaia oppure no, non ho molto da dire. Patto con Satana e basta, può capitarmi come roba che può salvarmi la partita, sono morto. Ecco, questa stanza mi porterà via un po' di tempo perché non è una stanza molto facile, però quantomeno un tastino appare già premuto. Se l'avessi saputo prima mi sarei evitato una morte. Ah, vai figlio di buona donna. Non spararmi subito, però lasciami almeno un po' di tempo per reagire. Ok, fammi fare questo. Fanculo, stanza completata, vai. Conquista, non ci devo prendere danno. E salutiamo anche la nostra possibilità di avere un aumento di danno ora. Yeeey, conquista. Sempre nei momenti più sbagliati devi apparire, eh. Non ce l'ho con te. Smorrock, salve. Ok, aumento di danno e tier 6 mio. Ok, salve Smorrock. Sono contento di averti visto qua. Non l'ho vista mai quella roccia tinta. Io nell'uomo non le riconosco più le rocce tinte, lo ammetto, eh. Niente, patto con Satana. Però mi prendo il White Pony perché ho bisogno di volare almeno. È un vantaggio a cui non posso rinunciare, credo. Dammi cera, che quantomeno mi permetterà di avere 4 chest nel prossimo piano. E andiamo. Non tento la Aim Error Room. Preferisco andare con il volo più questo perché lo utilizziamo subito contro il prossimo boss. Sì, l'idea è quella. In realtà io non ho bisogno di completare stanze perché devo bombrushare. Vabbè, questa la posso completare tranquillamente invece. Quindi la posso completare e la completo. Anche perché l'idea è entrare in quella lì. E se per caso mi offrisse di rirollarmi tutto il setup, lo farei. No, tre chest. Ah, Dio mio. Un oggetto, peccato. Avrei puntato almeno due oggetti. Ho bisogno di 4. Una chiave in più. Dai, confido di trovarla nella stanza. Se mi salire qua dovrebbe essere la sala giusta in teoria. Non lo sembra. O nelle stanze adesso che completo. Che dovrei batterlo in tempo il cuore. Non lo so. In realtà dipende da troppi fattori per poter essere tranquillo. Fammi eliminare questo nemico. Vorrei avere un cuore di fede. Lo vorrei. Ci sarebbe una di quelle cose che proprio chiederei a Natale a Babbo. Natale, ovviamente. Però ci credo poco. Ok, grazie per questa chiave. Pressoché desiderata. Roccia tinta? Roccia. L'ho vista. Signori. Leone ha riconosciuto una roccia tinta. Non ci posso credere mai. Proprio l'ho vista la X per una volta nell'arco della mia vita. E mi sono detto, è una roccia tinta nel Womb. L'ho vista, non ci credo, la prendo. Mi starò finalmente assuefando alle rocce tinte nel Womb. La vedo poco, beh, poco realistica come cosa, però io quantomeno ci provo. Salve, buona morte, te. Non sei invulnerabile alle bombe come lo sono io. Provi anche a mettermi una Troll Bomb. Ah. Povero sciocco, povero veramente sciocco. Ho un 100% per il patto con Satana. Questo mi rallegra perché c'è un patto con Satana che spero mi dia qualcosa di decente. Schwarz, non è utile, per nulla. Allora, perché sto facendo sta stanza? Non lo so neanche io. Perché non è troppo difficile, però non ho bisogno di farla. Ok, muori. Fammi fare così. Dammi queste due. Ok, questa stanza è tranquillina, però potrei prenderci danno se non sto attento o se fanno delle combo brutte. Non ha abbaiato nulla da me, ok. Ti ringrazio. Sapete benissimo chi sto ringraziando. E sto ringraziando una delle poche volte in cui forse mi vedrete ringraziare l'oggettino che possediamo adesso, perché è una delle poche volte in cui lo prenderà mai Leone. Bastardi del cavolo, direi quasi, quei nemici. Posizione di merda.
Si inizia con i brimstone, a girella, però sono abbastanza veloce per poterli schivare tranquillamente. Non prendere danno qua, che se no ci muori. Entra qui dentro. Gimpy ne vale una morte? Sì, Gimpy vale una morte. Me lo fai prendere anche quello? Ci ho sperato. Quando non ci ho provato. Ora, entriamo qua dentro e preghiamo per la salvezza della mia anima. Non c'è molto da dire. La vedo morta sta situazione, però ok. Ora, apriamo qui. PhD. Beh, non ho bisogno di scegliere, quindi vai. Something is wrong, infested, scusatemi. Facciamone il morti dell'infamia, molto probabilmente. Lardo. Se ci esce, scovivo. Sinceramente, te lo dico. Acid baby, l'altro that's key. Non è interessante. Qua io lardo lo prendo se ci esco vivo. Prima, boh. Non la vedo utile qualcosa a farmi fare così. Potevi darmela anche una chiave, ma va bene, grazie gioco. E purtroppo non è che potessi fare tanto qua. Cazzone io, colpa mia che non le ho prese prima. Vai, andiamo contro The Ash. La carica me la tengo. Devo farmi un perfect. Ma boh, manco fossi The Lost. Manco fossi The Lost. Vai ragazzi, la vedo. Non la vedo fattibile qualcosa. Forse supero la prima fase. Posso farmi un po' sottentare il perfect. Fate un perfect contro The Lost. Contro The Ash. E io un perfect contro The Ash credo che non l'ho mai fatto. Peccato perché ci sono dei pattern che sono danno sicuro. Se la stanza quantomeno non è rallentata. Cioè, almeno danno sicuro perché io non conosco come si schivano. Quindi. Bene. E almeno un danno sono abituato a prenderlo. Però arrivando nel void, poi anche cioè, con una vita soltanto in più dovrei potercela fare. Poiché ho come si può dire, possibilità di entrare da Delirium, morire casomai proprio non ce la facessi. Ci muoio, fuffa. Morire da Delirium e andarmi a fare tutto il resto dei boss per poter cercare a quel punto di vincerla. Il problema è questo, non faccio danno, almeno ne faccio poco. Facciamo così, magari la cosa non è servita, non ha avuto una sua utilità quest'ultimo tentativo di volo. Devo stare presente, attento principalmente al mio personaggino, più che a Delirium, più che a lui stesso. Non perché, boh, anzi sì, perché... non perché Delirium sia più difficile, cioè non perché The Ash sia propriamente facile, quindi posso evitare di guardarlo, ma perché il fatto è passare in modo tale che la mia hitbox non prenda i colpi. La hitbox non è espressa benissimo in questo gioco, cioè non è un bullet hell in cui si vede praticamente indicata la hitbox, ma anzi è un gioco su un altro livello. I bullet hell sono molto più complessi in questo gioco, però non ci posso fare nulla. Non riesco neanche a uccidere facilmente le sue mosche, veramente mi dovrei vergognare. Non è un setup da The Ash. Se ce la faccio, statua, se no nulla. Il fatto è che dovrei ottenere dei cuori di fede pian piano che morirò qui dentro, perché sto calcolando già le mie morti, non vi preoccupare. Man mano che muoio qui dentro devo ottenere dei cuori di fede. Ok, con un po' di fortuna. Anche 3 di luck. Dovrebbe essere probabile che almeno una di queste morti mi concederà un cuore di fede, che sarà una vita. Più il lardo, forse con l'ultima vita ce la dovrei fare. Fatto sta lì. Forse con l'ultima vita dovrebbe essere quella che sancirà via vittoria o sconfitta. Vorrei che tu finissi la fase di evocazione mosche. Possessi... No, in realtà no. Questa è la fase più tranquillona, quindi non posso neanche dirti vorrei che tu smettessi di evocare mosche, perché sarebbe mentire palesemente. Vorrei che tu smettessi di rompere le palle e morissi così. Sarebbe stato bello trovare una Chaos Card. Il sogno. Credo, intanto la Chaos Card la uso qua. Non la posso utilizzare mica contro... Contro il mio delirio, in poche parole, lo chiamo così. Vedete qual è il problema? Ecco, non sono mai entrato con un setup così debole da The Ash, veramente.
Credo che sia il mio setup più debole per The Ashe. Vergogna, eh. Shame on me. Shame on me. Che poi eliminando le mosche, cosa che ho ragionato, su cui ci sto ragionando adesso, ottengo cuori rossi. Purtroppo mi devo rischiare di passare qui in mezzo, che è quasi danno come cosa. Se siamo sfortunati, purtroppo è quasi danno. Salve. Salve. Che col Bucket of Lard poi mi permetteranno di rimanere pressoché in vita. Però che sto facendo danno alle sue mosche e non a lui, che non ha abbastanza danno. E le mosche hanno tanta vita, veramente tantissima vita. Quindi non ci posso fare tanto. Avessi almeno qualcosa come Maw the Void, che ok, che mi aumenta. Ciao, buona morte. Prima morte, niente che potessi fare in più. Prima morte e si va. Something is wrong. Lo prendo. Ma sì, dai. Andiamo fuori qui, casomai anche potrebbe esserci qualcosa di interessante. Cioè, potrebbe succedere qualcosa di interessante? No, non è successo, ma ci si prova. Ma cosa posso fare? Niente. Pregare che la battaglia vada bene, che ci saranno abbastanza cuori. Tanto me ne dà tipo due, mi cura di mezzo, quindi avrei un cuore e mezzo per la battaglia. Poi magari ottengo dei cuori di fede. Sì, magari ottengo dei cuori di fede che mi rendono, come si può dire, la vita facile. Errore mio che ho utilizzato l'oggetto attivo. Mi sono dimenticato che non facevo neanche danno, proprio non facevo danno alle mosche. Forse riesco ad arrivarci nel prossimo piano, ma la vedo dura contro, beh, cazzo. Però se mi deconcentro così è fatta. Vorrei rimanere con la vita, quindi. Perché se no delirio mi uccide. Sì. Non riesco a concentrarmi più. Va bene, l'ho persa. Mentalmente parlando, questa cosa è già persa. Vai così. Mi conviene prendermi un danno. E poi mi si attiva tanto la Polaroid. E cominciare a raccoglierli. Vai, What a Horrible Night. Appiami la Polaroid. E devo rimanere almeno un cuore di vita, non c'è molto da fare. Quei due li voglio raccogliere, non compitemi male, però non posso. Non posso, non posso. Aia, che. Salve. Fidati un po' di danni veloci per farti passare di fase. Che così almeno ti levi dalle palle te e vediamo un'altra fase. Quantomeno adesso ho un famiglio che gli fa danni in modo indefinito. Ciò significa che potrei. Schiva, schiva, schiva. E vai, mio uccellino morto. Però, bah, la vedo un po' dura. Se avessi avuto. Vai, uno non sarebbe stata questa partita. Due. Se avessi avuto oggetti come Gnawed Leaf, avrei fatto un taglio. Mi sarei andato a fare un giro, molto probabilmente. Sono piazzato in mezzo alla stanza, che è dove di solito Delirium sta, e avrei aspettato, molto probabilmente. No, perché in realtà all'interno di Delirium i famigli non gli possono fare danno. No, ok, gli fa danno. Però alcuni famigli non lo possono raggiungere, mi ricordo, perché alcuni famigli non hanno un'intelligenza artificiale strutturata in modo diverso dall'uccellino morto di Eve, che non li fa raggiungere. Non che sia intelligente l'uccellino morto di Eve, anzi, la definirei quasi deficienza artificiale la sua. Però è mediamente non stupido. Chiamiamolo così e gli facciamo un buon complimento. Dai, via. Su, via. Sono stato gentile, dai, sono stato gentile. Ora, pregate con me che io riesco a farcela. Quantomeno gli stiamo levando dei danni. Il problema non è però questa fase. Il problema è la fase in cui comincia a sparare mosche, cioè questa. Perché quando comincio a sparare mosche, io faccio passare l'uccellino morto di Eve in mezzo. L'uccellino morto di Eve, quantomeno, vammi contro di lui. Vabbè, vai contro anche le sue mosche. Eliminamele, ti prego. Perché se me ne elimini, io quantomeno riesco a farcela. Però, non uccidermi la vita. Più in realtà uccido le mosche. Ecco, quei mezzi cuori mi possono mantenere in vita finché ne arrivano a coppie. Ecco qua. Ok, quello è un altro danno che posso prendere contro di lui, che con magari un eventuale cuore di fede po ne potrei prendere un altro. Cioè, prendo un altro danno, un cuore di fede ne potrei prendere un altro. L'uccellino morto di Eve sta facendo la differenza. Inutile che li schivo, meglio che li prenda. Tanto danno non me lo diminuisce per quanto abbia War of Babylon. Danno non lo perdo.
Anzi, quindi mi conviene fare una cosa del genere e recuperarmeli quando sono in giro, finché almeno riesco a recuperarli in un certo termine, cioè in un termine tale che è utile. Ovviamente, questi casi. Te mi hai quasi preso. Facciamo così. Fulliamoci la vita. Bene. Forse magari non avrei dovuto farlo perché avrei avuto l'effetto della Polaroid. Vabbè. Ci ho ragionato dopo. Fanculo, piccoli errori. Non è un grande errore, lo so, ci tengo a precisarlo. Però adesso. Oddio, speravo che rimanendo fermo la seconda volta non sarei stato colpito. Si è attivato l'effetto del coso, che culo. Peccato il danno preso. Vabbè, ha smesso di evocarli in modo esagerato ora. Dovrebbe farli soltanto ogni tanto. Dovrebbe evocarli solo ogni tanto. Confronta prima. Capitemi, capitemi. Non comprendete male. Muori. Preferirei che tu morissi. Quelli di questi pattern sono veramente belli, mi incantano. E non. Aia, sono veramente una bella idea. Rosico abbastanza che seppur ho 3 di luck, che non è brutta. Cioè, guardatevi, è una luck comunque a metà. Decente. Non mi si attiva l'effetto di Gimpy manco a pagarlo. Rosico abbastanza. Vorrei che tu ti spostassi quasi dal centro, però preferirei che tu non abbassassi la testa. Ecco, comprendimi. Io vorrei che tu ti spostassi, ma non abbassarti troppo. Cuore di fede, cuore di fede. Buono. Ok, cuore di fede non è neanche la cosa meno rara di questa fight. Quindi, ok. Eliminiamo questi, che significa semplicemente recuperare magari dei cuori rossi. Sì. In teoria, fastidi, fastidi, fastidi grandissimi quelli che sto per vivere adesso, perché un danno lo prendo sicuro qua purtroppo. C'è da fare un brutto passaggio lì, se per caso non lo sapete, che è passargli dietro, cosa che può farvi prendere molti danni velocemente, non c'è molto da dire. Morite, grazie. Dopo un po' diventano. Oh, uno di vita. Cavolo, qua potrei buttare una partita. Cioè, l'ho fatto a fanculo! Fanculo l'avevo fatta fino adesso. No, purtroppo. Io me la tento. Ma. No, senza prendere danni. Non ce la faccio. Errore mio che ho raccolto un cuore di meno. Mezzo cuore di meno. E che non mi sono lasciato pronto sempre ad attivare la Polaroid. Così avrei potuto forse farcela. Cazzata mia. Non capite, mi era fattibile. Oramai era arrivato al punto in cui potevo farcela. Però l'ho giocata male. Anche guardate quanti mezzi fuori ci sono. Semplicemente stupidità mia. Avevo un'altra cura. E poi eliminavo i suoi famigli. Avevo due cure. Avevo due cure. Cioè, anche se sopravvivo qua, poi se mi becco delirium, sono morto. Casomai apparisse delirium, sarei morto in ogni caso. E avrei bisogno di aumenti di tears, aumenti di danno, aumenti su tutta la scala, quindi niente. Purtroppo nulla. Lei mi ha preso quella lacrima. Ah, maledizione, mi ha dato fastidio. Mi piacerebbe dire, ragazzi, facciamo un'altra partita. Però siamo già a 40 minuti di video, 43 minuti di video. E mi ha un po' risucchiato un po' di energie quella cosa. Quindi nulla. Spero in ogni caso che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video, ricordo che potete iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Purtroppo non ci abbiamo fatta. Nella prossima credo che proveremo un altro personaggio e poi ritenteremo Eve. Qua da Leo è tutto. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video, quindi. Ciao!